Grazie, grazie Roberto e buongiorno, buongiorno a tutti. E in questa presentazione vi parlo di soluzioni goods to person e andando a toccare alcuni degli aspetti che sono stati già ben descritti in alcuni degli interventi in precedenza, li ha descritti bene l'ingegner Cernuschi di Sinco, alcuni aspetti legati al processo di preparazione degli ordini, al processo di picking. Io sono Massimo Cecchinato e dirigo la filiale italiana di Savoia. Cosa mi ha spinto a condividere con voi questi aspetti? Beh, se ne è parlato in questa mattinata di quanto la logistica stia diventando sempre più complessa e multicanale. Il professor Pinto l'ha definita una logistica che deve essere sempre più resiliente e nell'intervento di ICAM è stata definita la logistica che deve essere a prova di cigno nero. Beh, se devo cercare una parola per descriverla, beh, penso che la logistica di oggi sia sempre più imprevedibile. E questo cosa comporta? Beh, comporta delle sfide sempre crescenti, sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista tecnologico. E quindi ci sono società come la Sinco che sono chiamate in causa per progettare nuovi sistemi, nuovi magazzini. Ci sono dall'altro società come Savoia che poi devono essere in grado di produrre tecnologie in grado di assolvere ai criteri e alle specifiche di questi progetti sempre più sfidanti e quindi cercando di dare la risposta corretta a tutti i quesiti, a tutti i dubbi che le aziende, a maggior ragione in questo periodo dirompente per la logistica, ma per l'economia in generale, ci sta ponendo. Prima di andare a toccare questi punti, beh, giusto una rapida introduzione su chi è Savoia. Savoia è un'azienda globale, un gruppo multinazionale che opera nell'ambito dell'intralogistica per fornire soluzioni automatizzate e software. Lavora su due linee di business distinte, quindi da un lato per sviluppare soluzioni software, quindi principalmente VMS, quindi un software per la gestione di magazzino, e il TMS, un software per gestire e governare i trasporti, dall'altro lato invece è la progettazione e la costruzione di soluzioni automatizzate per lo stoccaggio, il picking e macchine packaging per gli imballi di spedizione. È un'azienda che opera da circa 40 anni nell'ambito dell'intralogistica, come vedete in forte crescita, sono 130 milioni di euro i fatturati e 760 i dipendenti. E qui vedete una rapida carrellata di quali sono i settori mercati prevalenti nei quali opera Savoia e quali sono i clienti che hanno scelto le nostre soluzioni. Beh, primo punto importante di un'azienda, quando serve un sistema goods to person? Beh, voglio partire da un esempio. Un esempio che riguarda la nostra mobilità, che finalmente ha ripreso a funzionare e speriamo che continui così. E quindi anziché parlare di articoli da spedire, parliamo di persone che si devono spostare e anziché righe ordine, parliamo di velocità di questo trasporto. Bene, se sono da solo e devo muovermi a una velocità ridotta, probabilmente una bicicletta è sufficiente. Adesso probabilmente ci sarà qualche appassionato di cycling che sta inorridendo. Ho riportato qui volutamente una bicicletta da passeggio e non una bicicletta da corsa professionisti. Se siamo in due, magari ci serve un tandem, ammesso che ne esistano ancora. Ma se sono da solo e ho bisogno di muovermi a una velocità maggiore, magari ho bisogno di un altro mezzo, che traspare poi una delle mie passioni. Se siamo in due e dobbiamo superare la velocità del suono, magari abbiamo bisogno di questo oggetto e via così. Quindi, in funzione di quello che è il numero di passeggeri da trasportare, possiamo avere soluzioni diverse e più idonee. Giusto un esempio, se siamo in 4 o 5 persone, probabilmente un'automobile è sufficiente, sempre rispettando quelli che oggi sono i dettami del distanziamento sociale. Magari non abbiamo bisogno di un razzo per andare sulla Luna se siamo in 4 o in 5 a muoversi. Ebbene, lo stesso lo possiamo portare all'interno dei nostri magazzini. Quindi, riportandoci quindi ai movimenti ora e alle referenze che dobbiamo gestire, possiamo capire se abbiamo o meno bisogno di un razzo che ci porti sulla Luna. Partendo da un caso base, quindi avendo un numero magari elevato di referenze da gestire, ma tuttavia un numero limitato di movimenti, beh,
possiamo dire che un sistema tradizionale, quindi con un sistema uomo alla merce, possa essere ancora un sistema idoneo, magari efficientato con un batch picking, quindi raggruppando degli ordini e cercando quindi di migliorare le performance dell'operatore. Via via poi che ci muoviamo su un numero di referenze che può essere limitato, quindi un'altra parte una parte ridotta della classe di rotazione degli articoli, ma con un numero di righe che aumenta, ecco che invece possiamo già parlare o introdurre sistemi merci all'uomo, quindi alcuni sistemi che possono essere semi-automatici e poi vedremo anche qualche caso di sistema automatico per migliorare l'efficienza degli operatori. Uno degli esempi, vi riporterò molti esempi in questa presentazione, poi auspico di avere possibilità di proseguire questa presentazione con vostre domande o se me le avete a porre poi in futuro, sarò ben lieto di potervi rispondere. Una delle soluzioni, questa soluzione che vedete, zone-to-zone picking, sono soluzioni basate su un sistema di convogliamento che trasferisce i colli di spedizione, quindi i cartoni che poi vengono imballati e spediti ai clienti, verso delle specifiche aree di lavoro dove gli operatori si muovono ancora sì, ma su una zona ridotta. Quindi hanno nell'area di lavoro alcuni scaffali, sono delle scaffalature tradizionali, e dove possono muoversi in uno spazio ridotto, prelevando gli articoli richiamati da quell'ordine e inserirlo su questo collo, che poi prosegue e può fermarsi anche su stazioni successive. Crescendo poi i flussi o magari riducendo il numero di referenze da dover gestire, un'evoluzione di questa tecnologia, l'accennava in precedenza l'ingegner Cernuschi, è sempre una soluzione zona to zona, ovvero un operatore che ha un'area di lavoro che può essere ridotta, può essere un'impronta di 3 metri o 4 metri, dove una volta ancora un sistema automatico guidato da un software trasferisce i colli di spedizione e l'operatore coadiuvato da ausili che possono essere sistemi pick by light, preleva gli articoli e li va a disporre sui colli di spedizione. Vi è poi un'altra fascia che riguarda appunto i sistemi automatici, quindi magazzini automatici ad elevate prestazioni. Come vedete, boh, forse è sfatato un mito, quindi i sistemi automatici non sono sistemi che debbono gestire tutto. Talvolta non ha molto senso inserire un sistema automatico se devo gestire un limitato numero di referenze, seppur queste referenze generano un altro numero di righe ordine. Può avere questa sua collocazione e i magazzini automatici, peraltro, possono essere inseriti in un sistema logistico, in un progetto logistico, abbiamo visto alcuni esempi in precedenza, dove coesistono diversi sistemi, dall'automatico al semi-automatico e anche soluzioni manuali. Ecco, è importante poi sottolineare un ulteriore aspetto. Non è vero che al crescere delle referenze o al crescere delle righe ordine aumenta la complessità. Quindi un magazzino che, spero vediate la mia freccia, un sistema che lavora a 3.000 righe ora e deve gestire 22.000 referenze, non è detto che sia un progetto poi così complesso. C'è sì una macchina complessa in grado poi di lavorare quegli ordini, ma la complessità in sé può non essere così elevata. Al di sotto di questo arco azzurro, diciamo, si trovano quelle aree o quelle situazioni dove un VMS davvero aiuta a crescere l'efficienza di un magazzino. Quindi laddove ho diversi sistemi che lavorano in parallelo, che possono essere manuali, semi-automatici e automatici, un VMS è un ottimo regista e aiuta a migliorare l'efficienza degli operatori, ma in generale l'efficienza dei processi all'interno del magazzino. Abbiamo visto dove può essere utile e interessante inserire, scusate, un sistema merci all'uomo, quali possono essere le prestazioni raggiungibili. Beh, tornando al nostro grafico, quindi di soluzioni semi-automatiche, sono soluzioni che aiutano gli operatori e quindi consentono agli operatori di aumentare la propria performance se comparata a delle operazioni tradizionali uomo alla merce.
E quindi possiamo parlare di un centinaio di righe ora per sistemi zone-to-zone tradizionali con 150 pezzi all'incirca, e su sistemi invece un po' più evoluti, quindi con scaffali dinamici, dispositivi peak by light e lettori barcode posizionati sul polso dell'operatore. Quindi tutto, con tutti questi sistemi di ausilio al peaking, gli operatori possono avere una resa maggiore, che quindi diventa già una resa interessante, quindi da 150 righe ordine o più. Qualcuno si potrà domandare, beh, sono già risultati di rispetto, cosa posso ottenere attraverso un sistema automatico? Quindi quale può essere la resa di un sistema automatico? Ve lo faccio vedere attraverso un video, mi perdonerete, è un video un po' artigianale, e questo video ritrae la postazione di peaking del sistema Shuttle di Savoy, sistema XPTS. Vedete sul lato sinistro queste cassette in cartone che arrivano dal magazzino automatico. L'operatrice ha un display in fronte a sé che indica solo e soltanto quanti pezzi prelevare. Quindi questa strategia di picking è definita uno ad uno, una cassetta d'origine, una cassetta di destinazione. Sul lato destro vedete gli ordini in preparazione. Quindi a ogni cassetta che proviene dal lato sinistro dell'operatrice, corrisponde una riga d'ordine. A seconda della richiesta posso prelevare un pezzo o più pezzi. E quindi vedete quanto l'operazione può essere semplice e intuitiva. Questo video, beh, ha una durata di 1 minuto e questa operatrice ha prodotto 11 righe in 1 minuto. Quindi nel lungo periodo questa resa vedete che può arrivare a livelli molto molto elevati, quindi a oltre 600 righe ora. E qual è però l'impatto di tutto questo? Quindi diventiamo poi, lasciatemi dire, schiavi delle macchine, come riportato nel bellissimo film di Charlie Chaplin, o c'è un impatto diverso? Anche in questo caso lasciatemi trasferire la presentazione ad un video. Vediamo quale può essere l'effetto, quindi di queste performance sugli operatori. È un video di pochi minuti, vi lascio guardare. Thank you.
Scusatemi se ho interrotto brutalmente il video, ma era per, ecco, ritornare alla nostra presentazione. E, beh, nel video avete visto proprio, ecco, analizzata ai raggi X la postazione di picking di Savoie. L'obiettivo è scritto qui, è quello di mettere l'operatore al centro. Quindi avete visto quanti sono questi tanti piccoli dettagli per fare in modo che l'operatore possa lavorare con il minor stress possibile, sia fisico che sia meccanico, per cercare quindi di ottenere quei flussi, i flussi che avete visto. Quindi non è stata progettata con dei rulli super veloci per ottenere delle performance così elevate e quindi trovare poi l'operatore che cerca di inseguire i flussi, ma farlo al contrario, quindi mettere gli operatori in condizioni di lavorare in una postazione di lavoro davvero ergonomica. L'obiettivo non è far lavorare gli operatori costantemente a 700 righe ora, questo è chiaro. L'obiettivo è un altro, quindi quello di poter mantenere costante e continuo un flusso comunque elevato, 350-400 righe ora, ma poi nel momento in cui c'è bisogno di questa resilienza, diverse volte nominata questa mattina, avere questa, lasciatemi dire, sorta di potenza di fuoco per far fronte alla crescita dei flussi. E torniamo un po' ora al concetto di che cosa possiamo fare per prevedere i picchi di lavoro. Un altro esempio. Allora, possiamo ragionare su un livello di servizio base, quindi un ordine che deve essere ricevuto il giorno A e spedito il giorno B. Ho il mio ultimo cutoff e il mio operatore di magazzino, il mio responsabile di magazzino, che quindi ha una visione di quello che accadrà il giorno successivo, sa a che ora devono essere preparati e ritirati questi ordini e quindi è in grado di lavorare e in anticipo prevedere le attività che dovranno essere implementate il giorno successivo, tanto al refilling quanto al picking, e predisporre quindi il numero corretto di operatori per soddisfare il servizio dell'azienda. E quindi durante la giornata ci possono essere dei flussi altalenanti, ma riesco comunque a garantire il livello di servizio e quindi arrivare puntuale alle mie spedizioni. Viceversa, se ci troviamo in una situazione un po' più tesa, quindi ricevo gli ordini oggi e li devo spedire oggi, magari le cose cambiano, quindi posso avere più cutoff durante il giorno. Posso avere un primo cutoff dove ho ancora un numero limitato di ordini, uno storico, alcuni indicatori che mi consentono ancora di programmare in maniera efficace, efficiente la prima parte della giornata, ma poi via via le cose si complicano, quindi non ho tutti gli strumenti per poter prevedere, capire che cosa devo fare per essere in orario con i due furgoncini che sono indicati qui per il ritiro delle 18 e delle 22. Ecco, in questo caso uno degli utili strumenti che viene talvolta abbinato ai sistemi Goods to Person è questo modulo, si chiama Labor Management. Di fatto è un modulo di un WMS che continua costantemente a processare gli ordini che vengono ricevuti dall'azienda, scusatemi, e considerando diversi fattori quali la produttività degli operatori, il volume che ogni ordine genera in termini di colli di spedizione, avere costantemente una fotografia del numero di colli che deve essere preparato e pronto per le ore 18, così come per le ore 22, e definire i minuti necessari per poter effettuare queste operazioni in tempo, dando quindi al nostro omino qui, nostro omino grigio, gli strumenti e le indicazioni per poter prevedere e mettere a disposizione le risorse adeguate e il numero adeguato per arrivare puntuali, agendo quindi su diversi criteri e fattori, quindi profilo utenti, ho un profilo di un utente esperto che quindi posso adibire ad attività un po' più di dettaglio, preparazione dell'ordine, personalizzazione degli ordini, packaging, eccetera, o profili di utenti di minor livello che possono essere anche degli operatori esterni che devono essere messi in ausilio. Analizzare le aree di lavoro, quindi non soltanto il picking, il ricevimento, lo stoccaggio, le spedizioni, conferendo specifiche attività a specifici operatori. C'è poi un altro aspetto, si parla molto di machine learning e è una delle funzionalità di questi moduli, di questo modulo di labor management, che riguarda il costante monitoraggio di quello che sta accadendo.
faccio una previsione, ma poi se ci sono degli eventi durante il giorno, banalmente si rompe un muletto o ci sono comunque altre difficoltà che vanno a degradare la performance che ho previsto per gli operatori, questo sistema riesce a settarsi nuovamente e quindi dare poi i necessari alert di nuovo per fare che cosa? Per arrivare puntuali ai due slot di spedizioni previsti nella giornata. Un altro punto riguarda le referenze da gestire. Quindi abbiamo visto prima sui sistemi zone to zone che possono essere indicati per un numero maggiore o minore di referenze. Vediamolo un po' più in dettaglio. Quindi ritorniamo al nostro grafico che ci sta accompagnando in questo intervento. E quindi, beh, forse lo potete immaginare, quindi sistemi zone to zone che consentono da un lato agli operatori di avere un livello di performance di rispetto con ausili quali peak by light, eccetera, sono tipicamente soluzioni indicate per gli articoli ad altissima rotazione. Lo stesso concetto, quindi il zone to zone peaking, ma con scaffali tradizionali, incomincia invece a toccare una parte diversa della curva BC. E i sistemi tradizionali possono invece essere indicati per gli articoli a bassa rotazione. Questi sistemi talvolta coesistono sugli stessi progetti, sugli stessi magazzini. E quindi vedete che può esserci quindi una buona combinazione e ti cito ancora Marco, come dicevi nel tuo intervento, avere una diversificazione di soluzioni rende più efficiente ciascuna area di lavoro. Quindi non faccio tutto con un unico sistema, ma divido le aree di lavoro o le tecnologie implementate a seconda di ciò che devo fare. E lo stesso riguarda per i magazzini automatici ad elevate prestazioni, quindi il sistema Shuttle. Vedete che ha performance che possono partire dalle 350 alle 600 righe ora e che molto spesso, come dicevo, coesistono con altre tecnologie. Quindi il magazzino automatico non deve fare tutto. Normalmente, ecco, vi cito un esempio su tutti, non ha senso, non è una buona regola inserire su un magazzino automatico gli articoli ad altissima rotazione, perché se da un lato posso essere efficiente nel picking, ma dall'altro avrei comunque un sovraccarico di lavoro al refilling per costantemente alimentare il mio magazzino automatico, o viceversa dovrei sovradimensionare il magazzino automatico, e anche questa non è una buona regola. In queste applicazioni, in queste soluzioni, il VMS diventa poi, come vi dicevo, un validissimo alleato, quindi diventa, lasciatemi dire, un po' la regia che quindi governa i flussi, come devono essere poi bilanciati tra i vari sistemi, genera la creazione delle onde degli ordini, il pre-cubing, quindi calcolare in base al volume effettivo degli articoli quali devono essere i colli di spedizioni e quanti devono essere i colli di spedizioni, e quindi gestire il più possibile con armonia il processo all'interno dei diversi sistemi. Ultimo punto che vado a toccare oggi, so che ce ne sarebbero diversi altri, ma il tempo a disposizione è quello che è se questi sistemi abbiamo visto che ci consentono di migliorare la gestione delle referenze, migliorare le performance degli operatori, ma vediamo se sono anche in grado di aiutarci a migliorare lo stock o a ridurre le scorte. Questa fotografia penso che possa accomunare molti magazzini molti di voi che state seguendo questo intervento e quindi i vostri magazzini. Quindi i magazzini tradizionali per lo stoccaggio di pallet. Ai livelli più alti ho lo stock, faccio l'abbassamento delle scorte e ai display più bassi, quindi al piano terra o al primo livello, effettuo il picking. Il mercato si evolve, gli ordini aumentano, gli stessi clienti ordinano di più, ma le stesse quantità, quindi vanno a spacchettare gli ordini e quindi aumenta l'attività a livello del magazzino. La prima cosa che viene in mente di fare è quello di cercare di adeguare le infrastrutture esistenti per far fronte a questa crescita, andando però a generare inefficienze. E quindi le prime cose che tipicamente viene in mente di fare è quello di, per compensare lo stoccaggio, il livello di stoccaggio che diminuisce costantemente, perché ho pallet che continuamente vengono erosi dal picking, a inserire nuove correnti, a creare più livelli di stoccaggio, cerco
Cerco di effettuare un mix di ubicazioni, quindi per far coesistere più referenze, e quindi con la necessità di una continua deframmentazione degli scaffali. Attraverso una corretta gestione delle referenze, quindi stabilendo diverse strategie di picking per le differenti classi di rotazioni, diversificando le UDC, quindi abbiamo visto l'intervento di Gianluca Marzano, quanto possono essere utili dal punto di vista tecnologico evolute le scatole e cassette in plastica. Riesco quindi a calibrare meglio lo stoccaggio ed essere più preciso nella definizione della copertura necessaria all'interno del magazzino. E quindi idealmente posso suddividere la mia classe di rotazione su diverse tecnologie ed aree di lavoro. Come vedete al centro, l'automazione non deve necessariamente coprire tutto il range, ma lasciare poi l'alta rotazione a sistemi semiautomatici ma molto efficaci, e la parte invece di rotazione giurassica, lasciatemi dire, a sistemi tradizionali, e consentendo quindi al magazzino di stoccaggio ad essere davvero la polmonatura e non a diventare un potpourri di attività, quindi stoccaggio, il picking è massivo, eccetera, eccetera. Siamo nei tempi, beh, abbiamo toccato alcuni punti che spero che siano stati di vostro interesse, quindi alcuni punti principali che riguardano questi progetti. Immagino che ci siano molte altre domande da parte vostra. Come vi dicevo, auspico di aver poi la possibilità di proseguire questa introduzione, e concludo la mia presentazione con un video che vi descrivo un po' più in dettaglio che cos'è Savoia e quali sono le tecnologie di Savoia. Dovrebbe partire. Dopodiché cedo la parola al professor Pinto e nel frattempo grazie della vostra attenzione.